Buon pomeriggio a tutti. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario di resoconto stenografico. Avverto altresì che, ai sensi dell'articolo 12,2 del regolamento interno della Commissione, la pubblicità dei lavori verrà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso con relativa trasmissione via web TV. Mi corre poi l'obbligo di rammentare ancora una volta le garanzie che sono state stabilite in ufficio di presidenza, allorquando vi siano consulenti o senatori e deputati che seguano da remoto. In tali circostanze, tutto il personale di supporto presente in aula e collegato in video, nessuno escluso, è vincolato al rispetto della segretezza di quanto dichiarato. Il Presidente è comunque sempre in condizione di poter valutare l'interruzione del collegamento audio con i poli remoti. Qualora ciò non accada, è comunque sempre bene ricordare che coloro i quali seguono in videoconferenza sono censiti dalla Commissione, con tutto ciò che ne deriva in termini di responsabilità per eventuale divulgazione e comunicazione a terzi di quanto emerge in seduta. Rammento poi a tutti i commissari presenti che la prossima settimana, dal 2 al 5 di maggio, una delegazione di questa commissione svolgerà una missione in Sicilia orientale e quindi segnatamente a Messina e a Catania, e che poi, nelle giornate che vanno dall'8 al 10 maggio, verrà svolta un'ulteriore missione a Trento e Bolzano. L'ordine del giorno a questo punto reca audizione del prefetto di Roma, il dottor Matteo Piantedosi. Do il benvenuto al prefetto Piantedosi, che è accompagnato dal vicario del prefetto, il viceprefetto Raffaela Moscarella, e dal capo di gabinetto, viceprefetto Maria Pia Terracciano. Ricordo, sempre ai sensi dell'articolo 12, questa volta comma 5 del regolamento interno, che l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione dell'intera seduta oppure di parte di essa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere oggetto di divulgazione. Al termine dell'intervento potranno prendere la parola in ordine di prenotazione i senatori e i deputati per porre quesiti. Do pertanto il benvenuto al prefetto Piantedosi e dunque gli do la parola. Grazie Presidente, grazie a lei per questa convocazione che mi fa grande onore. Saluto e ringrazio tutti i commissari presenti. Orienterò insomma, la lettura della relazione, poi ovviamente sono aperto a qualsiasi domanda che la Commissione ritenesse di fare, insomma, facendo un breve tracciato di un contesto di riferimento, poi delineare un po' poi dopo quelli che sono i tratti essenziali della criminalità organizzata, come è in qualche modo individuata dalle forze dell'ordine, dalla polizia giudiziaria qui sul territorio dell'area metropolitana di Roma, e per poi dare conto di quelle che sono state le diverse direttrici sia dell'attività di contrasto che dell'attività di prevenzione che in qualche modo compete al mio ruolo. In occasione dell'audizione svolta dal mio predecessore presso codesta commissione nel gennaio 2020, si era già avuto modo di tratteggiare la specificità del contesto metropolitano di Roma e della città di Roma Capitale, ove elementi strutturali, anche di segno positivo, connessi all'estensione territoriale, alla densità demografica o alla concentrazione di piccoli hub del trasporto nazionale, uniti alle perduranti criticità dei servizi pubblici locali e delle difficoltà della gestione e manutenzione degli spazi pubblici, concorrono a disegnare un contesto urbano estremamente complesso, difficile, sul quale ha inciso profondamente il bisogno abitativo. Per corrispondere a questa esigenza primaria della comunità locale, in costante crescita nei decenni precedenti, si è assistito infatti ad un progressivo spostamento del confine tra centro e periferia, alla divisione tra periferie di prima e seconda corona, a processi di trasformazione
e frammentazione urbana che hanno rimesso in discussione la categoria stessa di periferia qui a Roma, ridefinendo gli elementi di attrattività e il valore di ciascuna zona in base alla dotazione e alla fruibilità degli assets strutturali ed economici, per cui la trama urbana della città e di alcuni comuni della cinta immediatamente esterna a Roma risulta estremamente confusa e disomogenea, come credo che sia nella conoscenza anche empirica un po' di tutti noi. A questa disuguaglianza territoriale corrisponde una profonda differenziazione sociale ed economica, come è noto, è stato delineato da uno studio elaborato dall'Università di Roma 3, uno studio titolato Le mappe della disuguaglianza nel 2019, ed emerge da questo studio che le aree centrali godono evidentemente di un maggiore benessere rispetto alle periferie, ma le zone dove le capacità di reddito sono in media maggiori sono invece tutte quelle immediatamente esterne al centro storico, vale a dire l'asse produttivo si concentra sulla dorsale che va dal centro storico all'Eur, nell'area da Prati a Foro Italico, ma anche, seppur in misura minore, su alcune zone orientali come la Nomentana, la Tiburtina e la Tuscolana. Mentre condizioni di disagio molto gravi si registrano in diverse zone suburbane esterne al raccordo anulare, quali Tor Cervara, Porta Medaglia, Prima Porta, Ponte Galeria ed altre. In tutto questo è sopraggiunto il Covid. Depositerò la relazione dove più in maniera analitica sono descritti gli effetti che, nello specifico qui a Roma, la pandemia ha prodotto su quello che è il contesto economico e sociale. Qui mi preme dire solo che c'è stata una forte incidenza sulla situazione economica locale, che poi nella narrazione vedremo come è il substrato su cui sono attecchiti anche nuovi fenomeni e nuove preoccupazioni. Un'indagine realizzata dall'Osservatorio Permanente presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma ha evidenziato che per il 79,1% delle imprese il fatturato nel periodo della pandemia è diminuita, nel totale il 31,4% delle imprese ha avuto una riduzione che ha toccato nel 2020 il 30%, a fronte di un 20,9% di aziende, di imprese, che ha visto invece il fatturato stabile o in aumento. La situazione di sofferenza del tessuto produttivo è stata ovviamente differenziata, ci sono dei settori maggiormente afflitti, più contenuta per il settore manifatturiero e delle costruzioni, molto forte per alberghi, ristoranti e commercio, dove il calo del fatturato si è fatto maggiormente sentire, con punte ancora più elevate a carico delle piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale del nostro tessuto produttivo anche qui a Roma. Per buona parte di queste, il 22,6%, infatti l'accelerazione dei processi di digitalizzazione ha finito per accentuare gli aspetti di debolezza costituiti proprio dal sistema delle competenze. E questo io non lo cito a caso, quindi non è una citazione di contesto, perché vedremo che come tra le attività di prevenzione abbiamo indirizzato l'attività proprio nei confronti di questa situazione specifica. Gli effetti sotto il profilo sociale non si sono fatti attendere. Il rapporto 2021 sulle povertà, pubblicato dalla Caritas, ha evidenziato come a Roma le persone a rischio di povertà superino il 14% dell'intera popolazione e i livelli di deprivazione materiale raggiungono nella capitale picchi del 10,3% della popolazione, di 3 punti percentuali superiori alla media nazionale, che è attestata al 7,4%. Di rilievo anche la quota di cittadini romani che, pur non rientrando nel gruppo di coloro che sono a rischio di povertà, hanno dichiarato di arrivare alla fine del mese con grande difficoltà, quasi il 6%. La situazione romana si presenta più critica rispetto alla media nazionale, anche con riferimento alla presenza di famiglie monoreddito. Roma, con il 32,8%, supera di molto la media italiana, che è pari al 28,7% delle famiglie. Nella relazione poi ci saranno alcune specificazioni di queste acquisizioni nella relazione. Andiamo allo spaccato che riguarda, nello specifico, credo di specifico interesse della Commissione, della mappatura della criminalità organizzata a Roma. Gli elementi informativi acquisiti dalle forze di polizia confermano come le diverse organizzazioni mafiose, la cui presenza sul territorio metropolitano è ormai da tempo giudizialmente accertata, continuano a considerare Roma quale terminal privilegiato per lo sviluppo delle proprie reti criminali, ritenendo la complessità del contesto capitolino, l'estensione, insomma la complessità stessa, l'articolazione della vita sul territorio capitolino, come un'importante risorsa da sfruttare per l'ampliamento dei propri interessi illeciti. La significativa densità demografica garantisce infatti una costante alimentazione del mercato di consumo e di spaccio delle sostanze stupefacenti. La presenza dei più importanti hub del trasporto aereo e ferroviario, con destinazioni anche intercontinentali, assicura la possibilità di movimentazione di uomini e merci verso qualsiasi meta. L'elevata concentrazione di immigrati extracomunitari, sono circa 250.000 al 31 dicembre 2020, mi riferisco a quelli in posizione regolare di soggiorno, e di disoccupati, offre la disponibilità di un bacino di manovalanza a basso costo
da impiegare nelle più diverse attività anche illegali. La vivacità del tessuto imprenditoriale, correlata al perdurare della sfavorevole congiuntura economica, costituisce una preziosa opportunità per inabissare e rendere fruttiferi i capitali illeciti. Non va, infine, credo, sottovalutato quale attrattore della presenza criminale sul territorio l'esistenza anche della casa circondariale di Rebibbia, che, ospitando detenuti sottoposti a regime differenziato, si ritiene che induca al trasferimento nella capitale anche dei familiari che tradizionalmente tendono ad avvicinarsi quanto più possibile ai propri congiunti. Quindi la mafia che insiste nella città metropolitana di Roma mantiene i caratteri già tratteggiati, quindi nella precedente audizione della collega che mi precedeva nell'incarico. Si tratta di una presenza soggettivamente plurima ed oggettivamente diversificata a carattere non monopolistico, vale a dire non c'è un solo soggetto in posizione di forza e di preminenza rispetto agli altri, ma sullo stesso territorio coesistono ed interagiscono diverse entità criminali che, accomunate dal medesimo illecito interesse utilitaristico, si riconoscono e si rispettano reciprocamente. Tracciamo una rapida elencazione di quelle che sono la mappatura delle organizzazioni criminali rilevate attraverso l'attività di polizia giudiziaria. Ci sono gruppi che costituiscono proiezioni delle organizzazioni mafiose tradizionali, vale a dire 'ndrangheta, camorra, in misura minore Cosa Nostra. Si tratta di soggetti che mantengono legami storici con consorterie mafiose d'origine, costituendo inoltre una testa di ponte per ogni genere di interesse. Sulla scorta delle più recenti risultanze investigative e giudiziarie coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia romana e degli omologhi uffici giudiziari calabresi, è confermata l'operatività nella capitale di affiliati alle 'ndrine originarie del Regino, come, elenco scorro velocemente dei nomi, i Tegano, i De Stefano, i Gallico, i Molè, i Piromalli, Pesce, Bellocco, Alvaro, Pelle Vottari, Strangio, Marando, del Vibonese come i Fiarè Razionale di San Gregorio di Ippona, federata ai Mancuso. Ci sono i Gallaci di Catanzaro, soggetti organici alle 'ndrine Molè e Mazzagatti, i Morabito, sono più nella zona di Morlupo, Castelnuovo di Porto, Rignano Flaminio, Riano e Capena, anche quindi nei comuni viciniori dell'area metropolitana, i Moccia, la cui operatività nella capitale è un gruppo familiare riconducibile all'area napoletana, precisamente di Afragola, che è segnalata a partire dal 2010, un gruppo che avrebbe cominciato a investire ingenti capitali soprattutto nel settore della ristorazione, ma anche in quello immobiliare e casario, e da ultimo il business della illecita commercializzazione di carburante e del riciclaggio di centinaia di milioni di euro in società petrolifere intestate a meri prestanomi insospettabili. I Mazzei, i Pillera, i Graviano, i Santa Paola Ercolano, i Rinzivillo, Contrera Caruana, ci muoviamo geograficamente, insomma, verso le aree di riferimento. Io li elenco adesso velocemente nella relazione, poi ci sarà un appena più dettagliato anche riferimento ai profili di interesse. Questo per quanto riguarda i gruppi e le famiglie, che in qualche modo fanno riferimento alle famiglie storiche, alle mafie storiche, quindi mantenendo una testa di ponte con i territori di provenienza. Poi ci sono gruppi autonomi che hanno assunto al loro interno una strutturazione tipica delle organizzazioni mafiose tradizionali, operando in settori di intervento propri dell'attività di matrice mafiosa. Si tratta di aggregati criminali qualificati, promossi da elementi provenienti dalle regioni del sud, ma ormai stabilmente radicati nel contesto territoriale capitolino e della sua provincia, ove si sono registrate dinamiche di allentamento e sempre più spesso di rescissione di quei legami, un tempo gerarchici, con i vertici delle organizzazioni mafiosi di riferimento, quindi un'autonomizzazione territoriale. Il caso, ad esempio, del gruppo criminale facente capo a Pagnozzi Domenico, storico alleato di Senise Michele, già affiliato alla nuova famiglia di Carmine Alfieri, che è presente in varie zone della città, soprattutto nell'area sud, zona tuscolana e Cinecittà, con interessi che spaziano dal traffico di stupefacenti agli investimenti commerciali. Il terzo filone, strutture criminali autoctone, tra quali quelle ben note, insomma, alle cronache, tra le quali la famiglia dei Casamonica, di etnia Romani, saldamente legata da vincoli parentali con gli Spada e di Silvio. Tali sono gruppi familiari che sono impegnati in diversificate attività illecite, che vanno dall'usura all'estorsione, dal traffico di droga al reimpiego di capitali illeciti in attività commerciali. E, pur dotati
di una sostanziale autonomia operativa rimettono ad un coordinamento unitario le questioni più rilevanti. Accanto a queste si collocano altre organizzazioni autoctone, la cui connotazione mafiosa non ha però ancora trovato conferma in sentenze definitive, mi riferisco ovviamente alle definizioni che in ambito giudiziario, sulle quali personalmente non entro, ma si fa riferimento al clan dei Gambacurta, insediato nel quartiere di Montespaccato, ma influente nei limitrofi quartieri di Primavalle, Boccea, Aurelia e Pisana, il cui profilo criminale si nutre anche dei collegamenti emersi nell'ambito dell'indagine Hampa del giugno 2018 con la figura di uno storico esponente della banda della Magliana di origini siciliane riconducibile al gruppo Nicitra. I sodalizi di matrice etnica costituiscono un altro variegato complesso di gruppi in solidi rapporti con omologhi sodalizi dei paesi di origine, dei quali conservano strategia, cultura e modus operandi. Spesso assumono anche una dimensione transnazionale, operando con metodi tipicamente mafiosi, ove il ricorso alla violenza e ad atti di intimidazione risulta funzionale sia a garantire la coesione interna al gruppo degli associati, sia a ridurre le vittime in una condizione di totale assoggettamento. Tali compagini operano a Roma e in provincia, oltre che nel settore del narcotraffico, anche nell'ambito dell'immigrazione clandestina, dello sfruttamento della prostituzione e della consumazione di reati predatori. Sono particolarmente attive le consorterie albanesi, cinesi, nigeriane, dell'Est Europa, sudamericane, dell'Estremo Oriente, segnatamente pakistane, talvolta organizzate anche in strutture multietniche. Gli albanesi, è noto, le strutture criminali albanesi appaiono prevalentemente dedite al narcotraffico, allo sfruttamento della prostituzione e alla commissione di reati predatori, attività perpetrate anche spesso con l'uso di armi da fuoco, diciamo sono rimasti i gruppi criminali che molto più ricorrentemente si evidenziano anche con azioni cruenti, ormai consolidata la loro capacità di rapportarsi con la criminalità organizzata anche di tipo mafioso nel ruolo di intermediari nel procacciamento di droghe. La criminalità cinese, superati i confini del quartiere Schirino, si è estesa anche in altre aree del capoluogo come Casilina, Tuscolana, Appia, in direzione di Ostia Lido. È una criminalità per lo più dedita alla commissione di estorsioni e rapine, quasi esclusivamente nei confronti di propri connazionali, allo sfruttamento della prostituzione, ai reati finanziari, a cui si affiancano anche attività illecite di money transfer, nonché alla detenzione e spaccio di metanfetamine, ma non disdegna il traffico delle merci contraffatti provenienti dalla madrepatria e il riciclato. I nigeriani sono prevalentemente impegnati nello sfruttamento della prostituzione, traffico di esseri umani e narcotraffico, fanno questo anche in sinergia con organizzazioni criminali albanesi e per ciò che concerne la criminalità dell'Est Europa, spesso costituita da sodalizi a formazione multietnica, un ruolo di primo piano appare ricoperto dai sodalizi romeni, soprattutto nei reati contro il patrimonio, lo sfruttamento della prostituzione e l'utilizzo di manodopera destinata al lavoro nero, sia nell'edilizia che nell'agricoltura. Poi vi sono gruppi di sudamericani, anche questi emergenti, che orientano i propri interessi verso lo sfruttamento della prostituzione e il traffico di stupefacenti. Quindi, come sopra anticipato, insomma, la pluralità delle queste presenze criminali persegue un unico comune obiettivo, sfruttare l'ampiezza, l'estensione del territorio e la vivacità del tessuto produttivo romano per sommergere ed occultare gli ingenti capitali accumulati con l'estorsione, l'usura, soprattutto col traffico di droga, reinvestendo nei proventi nell'acquisizione di immobili, esercizi commerciali ed aziende, con un enorme effetto distorsivo delle regole di mercato, a esclusivo detrimento delle imprese legali, vieppiù fiaccate dalla grave crisi di liquidità conseguente alla emergenza sanitaria recente. Le modalità di infiltrazione e controllo praticate dalla quello che potremmo definire mafia capitolina, così variamente articolare, riflettono le strategie già registrate a livello nazionale, avvicinamenti e acquisizione di società preesistenti, questo è un dato molto importante su cui vi ritornerò dopo, spesso in difficoltà economiche, o la costituzione di società ad hoc per approfittare di opportunità di business emergenti, quali acquisizione di finanziamenti o partecipazioni ad appalti pubblici. Da ultimo, accertamenti specifici condotti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma non escludono il rischio che anche le misure di sostegno recentemente introdotte dal Governo, tra cui l'ampliamento di operatività del Fondo Centrale di Garanzia per l'erogazione di prestiti in favore delle piccole e medie imprese, siano state intercettate dalle organizzazioni criminali mediante il fraudolento utilizzo di società di comodo a loro in qualche modo riferibili.
L'elemento di novità rispetto alle pregresse evidenze è costituito dagli accorgimenti adottati per eludere ogni possibile individuazione dei patrimoni illeciti da parte dello Stato. In primis il frequente ricorso a architetture finanziarie transnazionali, sempre più articolate, costruite con l'ausilio di una fitta rete di professionisti compiacenti anche qui su Roma. Si assiste quindi ad un'evoluzione dell'annoso fenomeno delle fittizie intestazioni dei patrimoni, con conseguente necessità di estendere l'indagine anche in paesi esteri e richiedere la collaborazione delle forze di polizia straniere, adempimenti sempre gravosi per chi opera in ambito di polizia giudiziaria. Quindi l'esigenza di tutelare prioritariamente gli illeciti interessi di natura economica continua a suggerire alle consorterie l'opportunità di adottare metodi operativi che, pur tra loro differenti, si caratterizzino per il contenimento delle componenti violente. La gran parte dei fatti di sangue verificatisi negli ultimi anni risultano infatti maturati nel settore del narcotraffico a seguito di contrasti connessi alla gestione del mercato dello spaccio o delle fonti di approvvigionamento dello stupefacente, ma nulla hanno a che vedere con altre tradizionali forme di controllo del territorio e o ambiti di attività, insomma le tradizionali metodologie violenti delle mafie. Piuttosto si assiste anche attraverso la ricerca di proficue relazioni di scambio e di collusione a una diversificazione del portafoglio di investimenti di ciascuna organizzazione, così da realizzare le condizioni per una pacifica coesistenza tra esse, peraltro corroborate dalla consapevolezza maturata soprattutto tra le consorterie più strutturate che la migliore strategia per portare a compimento i propri interessi criminali sia quella di rendersi di fatto il più possibile invisibili. Qual è, a fronte di questo rapido, appena accennato, ma complesso quadro di come si presentano le varie consorterie criminali qui sul territorio di Roma, qual è l'attività di contrasto che è stata posta in essere? L'azione di contrasto si è articolata tradizionalmente attraverso le attività di indagine condotte ovviamente dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, che io poi ho dettagliatamente descritto nelle schede che troverete come allegato numerato alla relazione che lascerò e che quindi per brevità non elenco, accompagnate dalla mirata applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale per aggredire i capitali illeciti e neutralizzarne le possibilità di impiego. Tuttavia, poiché, come abbiamo detto e come emerso anche da un'analisi condivisa con l'autorità giudiziaria, condivisa insomma, allorquando mi sono trovato a confronto con la stessa, non mi riferisco solo a quella della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ma anche degli altri tribunali che sono presenti nel distretto romano, perché sapete che Roma, ovviamente per la sua vastità, ha anche altre sedi giudiziarie, e per un'analisi condivisa un po' con l'autorità giudiziaria, il riciclaggio dei capitali si è sviluppato principalmente attraverso l'acquisizione di imprese esercenti le più diverse attività economiche, somministrazioni di alimenti e bevande, esercizi di vicinato, attività ricettive, servizi alla persona, rivendita tabacchi, collegamenti telematici, internet point, giochi leciti e scommesse. Vedete, sono gli stessi, sono abbastanza appartenenti alla più ampia categoria che abbiamo detto in premesso sia stata anche principalmente interessata dalla crisi conseguente all'emergenza sanitaria. Poi divenuta anche la base operativa per l'esercizio, queste acquisizioni, diventate la base operativa per l'esercizio dei traffici illeciti e per fare questo si è ritenuto, insomma, ecco, per contrastarli in sede amministrativa, in chiave di prevenzione, oltre alla proficua attività che periodicamente fanno le attività, le istituzioni della polizia giudiziaria, abbiamo in qualche modo per anticipare gli effetti repressivi di polizia giudiziaria, abbiamo rilanciato l'esercizio di poteri inibitori di cui all'articolo 19,4 del DPR 616 del 77, una norma tuttora vigente ma molto datata, in base alla quale, come noto, il prefetto può chiedere al sindaco la sospensione, l'annullamento o la revoca delle autorizzazioni di polizia relative a diverse attività economiche, tra cui quelle concernenti i pubblici spettacoli e trattenimenti o la vendita di alcolici e superalcolici per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Solo nell'anno 2001, a tutt'oggi, su richiesta dello scrivente, di chi vi parla, è stata adottata ed eseguita la revoca di ben 21 licenze di attività commerciali in tutta l'area metropolitana di Roma per motivi appunto di ordine e sicurezza pubblica e per la reiterazione di violazioni della normativa di riferimento. In alcuni casi gli atti di indagine dell'autorità giudiziaria e di rapporti delle forze dell'ordine hanno confermato che i locali fungevano proprio da base logistica della criminalità organizzata, soprattutto per pianificare l'attività di cessione illecita di sostanze stupefacenti. Vi porto solo degli esempi che sono stati quelli più rilevanti, anche perché riconducibile nominalmente insomma, a consorterie più famose, diciamo così.
il Bar Moccia, sito in via Giovanni Castano 55/57, in zona Torbella Monica, nella titolarità di Veronica Maniscalco, che il Bar Moccia appunto reca il nome di un pregiudicato, fratello del defunto boss del quartiere di Torbella Monica, Vincenzo Moccia, morto in carcere nel 2008, legato da rapporti di parentela anche con l'omonimo clan camorristico campano. Il Bar Dalila, in via dell'Archeologia 75, sempre zona Torbella Monica, teatro di un regolamento di conti in cui rimaneva gravemente ferito Giuseppe Moccia, legato da rapporti di parentela, Anastasi Vincenzo è ritenuto il promotore dell'associazione criminale operante in via delle archeologie e principale destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa poi dal GIP di Roma in data 11 novembre 2019 nell'ambito dell'indagine denominata Archeo. Il Bar Oli Estè e Gris, nella titolarità di Olivieri Orlando e Kelly Consensao de Araio, che secondo quanto emerso poi dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Roma il 13 gennaio 2021, risultavano gestiti da soggetti responsabili di un'associazione criminale fortemente radicata nella zona di Dragona, impegnata nell'importazione e nello spaccio sul territorio romano di sostanze stupefacenti e in costanti rapporti di affari con le cosche albanesi e campane. Il Bar New Elisir, il cui titolare Pierpaolo Ruffa, poi risulta tra i 33 destinatari di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Roma su richiesta della direzione distrettuale antimafia, in quanto affiliata all'Andrina calabrese degli Alvari. Insomma, sono tutti contesti in cui, e ce ne sono altri, come diciamo, 21 già portati a termine, altre decine in itinere, in cui abbiamo registrato, peraltro in una sinergia da attività di polizia giudiziaria e attività di prevenzione, come il circuito acquisto dell'attività commerciale, probabilmente con capitali illeciti, e la strutturazione della stessa come base logistica per proseguire le attività criminali, soprattutto lo spaccio di stupefacenti nelle zone dove queste sono collocate. Insomma, ecco, abbiamo provato ad interrompere questo circuito vizioso anche attraverso questa importante attività amministrativa. Allo stato attuale è stato richiesto alle forze di polizia di monitorare la conduzione di altri 10 esercizi, perché noi cerchiamo poi di corroborare il quadro motivo dei provvedimenti, ovviamente accompagnando gli elementi indiziari della titolarità di questi esercizi anche con controlli che facciamo poi anche con personale in borghese per rilevare il fatto, ecco, quello che poi andiamo sostenendo nei provvedimenti, che trattasi di luogo che diventano il crocevia poi di quelle attività illecite. Quindi altri 10 esercizi che peraltro erano già gravati da provvedimenti inibitori, quelli di competenza del questore, il famoso articolo 100 del testo unico delle leggi di PS, per verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi che legittimano l'adozione, anche in relazione ad essi, del provvedimento radicale di revoca della licenza, di cui, come dicevo, dell'articolo 19 del DPR 616. Sono state inoltre avviate verifiche nei confronti di alcuni esercizi, bar e ristoranti ubicati nella zona di Ponte Milvio, particolarmente interessata al fenomeno della cosiddetta malemovida. Vedete come molti di questi fenomeni sembrano poi in qualche modo avere dei legami tra di loro, e peraltro che nell'inchiesta denominata Mafia Capitale, famosa, erano già risultati una delle principali basi operative del boss Massimo Carminato e del suo sodalizio. Diversa la vicenda che ha interessato il bar Antico Caffè in viale Filippo Tommaso Marinetti, a diretta conoscente anche del Presidente, il cui gestore, signor Andrea Martini, è stato fatto oggetto di episodi di aggressione e minacce, quindi qua parliamo di qualcuno che è stato vittima piuttosto che artefice di attività illecite, nei primi mesi del 2002 da parte di persone vicine alla famiglia Scarcella. Qui vediamo nel versante quadrante cittadino di Laurentino 38, cosiddetto. Analoghe minacce sono state rivolte anche nei confronti dei figli di un dipendente del bar, che licenziato si avrebbe poi ritirato la denuncia contro i componenti della citata famiglia, presumibilmente per motivazioni all'esito delle determinazioni assunte sede di coordinamento delle forze di polizia presieduto dallo scrivente e del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in data 10 marzo, poi con ordinanza del questore è stato istituito poi una stringente specifica misura di vigilanza presso il Bar Antico Caffè, con un servizio di vigilanza radiocollegata, però rafforzata con un'ulteriore attività di controllo da parte del locale distretto di Polizia di Stato, il distretto Esposizione, e signor Martini ha fruito insomma di un diretto contatto con il dirigente del distretto per ogni eventuale esigenza di sicurezza. Al termine di un percorso che era stato avviato dalla Polizia di Stato, insomma attraverso anche un'attività di polizia giudiziaria, il giudice delle indagini preliminari di Roma ha poi emesso ordinanze di applicazione, questo recentemente,
ordinanze di applicazione della misura cautelare personale del divieto di dimora nella Regione Lazio nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dell'aggressione con lesioni aggravate e danneggiamento nei confronti del signor Martini. Sono tutti soggetti appartenenti alla succitata famiglia Scarcella, nota per la fama criminale che ha portato molti abitanti del quartiere Laurentino 38 ad una forma di assoggettamento e connivenza nella gestione di affari illeciti, in particolare per quanto concerne lo spaccio di stupefacenti e l'occupazione abusiva degli appartamenti di proprietà ATER. Tema occupazione abusiva, che è un altro tema che non è a sé stante, che è intimamente legato a queste fenomenologie, di cui diremo qualcosa dopo. Ecco, infatti, l'illecito utilizzo del patrimonio abitativo pubblico costituisce in vero un altro dei filoni di attività frequentemente praticata dalle organizzazioni mafiose di questo contesto metropolitano e insieme ad altre forme di assistenza come il supporto legale ai detenuti, il sostegno economico alle loro famiglie, rientra quello delle occupazioni abusive in qualche modo tra le misure del cosiddetto welfare criminale per avvincere e tenere legati gli accoliti, ma anche per conquistare consenso presso le fasce deboli della popolazione e rendere tangibile l'esercizio di una sorta di controllo sociale, nonché per assicurarsi la disponibilità in loco di manovalanza pronta ad assolvere agli incombenti connessi alle attività di spaccio e ad essere impiegati in attività ritorsive. Che vuol dire questo? Perché welfare criminale? Cioè, praticamente, in una logica risalente alle teorie del Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, cioè si sostituiscono alle istituzioni pubbliche nella gestione, nell'appropriazione, ovviamente illecita, violenta, del patrimonio immobiliare, nell'assegnazione degli stessi per ottemperare l'esigenza sia di dimostrare, con una forma di controllo, che hanno loro il controllo della gestione di questo importante asset, che è la casa, un bene primario per le persone, sia sotto forma anche di welfare, ma anche perché, cosa che abbiamo rilevato quando siamo andati ad operare per fare degli sgomberi, anche per fornire poi la base logistica, la manovalanza, spesso composta da giovani immigrati o da poveri disperati, la manovalanza per lo spaccio della droga nei quartieri dove opera. Anche rispetto a questo grave e odioso fenomeno, che tra l'altro danneggia ingiustamente le migliaia di persone, che a Roma sono più di 10.000 utilmente collocate nelle graduatorie, che da anni in attesa dell'assegnazione dell'alloggio, chi vi parla ha ritenuto di predisporre, ovviamente d'intesa con ATER e con la piena condivisione con i sindaci che si sono succeduti, compreso l'attuale di Roma Capitale, di un piano di interventi man mano che maturano i tempi per l'esecuzione dei provvedimenti di sgombero, quindi procedere tempestivamente, poi successivamente, alla liberazione dei cespiti dagli occupanti abusive. Anche su questo poi vi allego nella relazione che lascerò un dettaglio ai risultati di queste attività realizzate dal settembre 2021 a tutt'oggi. E insomma, da qui è possibile arrivare che ad oggi gli interventi hanno interessato un totale di 18 alloggi distribuiti nei vari quartieri di Tor Bella Monaca, nelle famose torri, a San Basilio, molto importanti. Anche qui cito i nomi dei prevenuti, delle persone che, perché noi siamo partiti proprio dai boss, tra virgolette, prima di cacciare le persone a cui avevano loro dato gli alloggi. A Tor Bella Monaca abbiamo tirato fuori dagli alloggi l'alloggio occupato da Di Lorenzo Calogera, coniuga Tamoggia. A San Basilio era occupato dalla famiglia Pupillo e dalla famiglia Marando, rami della famiglia, ad Ostia. Adesso abbiamo fatto già un primo intervento ed è stato liberato dal nucleo familiare di cui facevano parte, tra gli altri, Di Silvio Filomena, capofamiglia, Di Silvio Arcangelo e Spada Giacinta. Ovviamente il percorso intrapreso è destinato a proseguire. Noi il metodo che abbiamo adottato per essere anche, come dire, svincolati, ma in senso positivo, dall'attività giudiziaria, che altri percorsi, completiamo le procedure amministrative di ATER, di diffida degli interessati, laddove non ci sono le condizioni di regolare occupazione, quindi creiamo il titolo esecutivo in via amministrativa e poi interveniamo procedendo alla liberazione degli immobili. E sono in programma a breve altri interventi che interesseranno altre 8 unità abitative, di cui alcune ad Ostia, e sono anche queste adesso interessate, troverete nella relazione allegata, insomma, quali sono i soggetti e le famiglie di appartenenza che in qualche modo riguardano, a cui riguardano questi immobili che abbiamo messo sotto attenzione. L'attività di prevenzione, atteso il carattere poi squisitamente economico dell'infiltrazione economica in questo contesto territoriale, di particolare rilievo appaiono altresì gli interventi che abbiamo messo in campo in funzione di prevenzione attraverso l'utilizzo di quegli strumenti previsti dall'ordinamento che, in una logica anticipatoria rispetto all'accertamento di eventuali responsabilità penali, mirano ad impedire a soggetti giuridici controindicati di entrare in rapporto con la pubblica amministrazione,
Faccio riferimento allo strumento classico di certificazione antimafia, ai correlati provvedimenti di sostegno e monitoraggio all'impresa, alla gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata e dal monitoraggio degli enti locali, volto a scongiurare il rischio di condizionamento nella loro gestione amministrativa. Per quanto riguarda questo specifico punto, personalmente sin dal mio insediamento, ormai quasi un anno e 9 mesi fa, mi sono attivato per massimizzarne l'efficacia ponendo sotto la lente di ingrandimento le vicende dei contesti territoriali più sensibili. In tale logica, giusto per creare un elemento di attualità, premetto Presidente, quando arriveremo alla trattazione chiederei poi la segretazione per ciò che riguarda i comuni di Anzio e Nettuno, semplicemente perché ci sono delle procedure in atto e gli atti sono stati formalmente segretati, ma dicevo... quindi all'indomani posi già attenzione a questo problema, lo feci proprio all'indomani dell'omicidio di un cittadino albanese avvenuto il 20 settembre 2020, io mi ero insediato a metà di agosto, sulla spiaggia di Torvaianica, che in base poi alle successive indagini è risultato maturato in un contesto di criminalità organizzata e attribuita al presunto killer di Fabrizio Piscitelli, il famoso Diabolik. Ebbene, noi svolgemmo una riunione di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, volli promuovere, d'accordo con l'allora titolare della direzione distrettuale antimafia, il dottor Prestipino, proprio presso il comune di Pomezia, il 1 ottobre 2020, e chiedendo poi la partecipazione, insieme al procuratore Prestipino, anche dei sindaci dei comuni di Anzio, Nettuno, Arde e Pomezia, perché ci parve sin da subito che fosse un contesto territoriale meritevole da una parte di una certa attenzione e d'altra parte anche di una, come dire, una proposizione di vicinanza da parte delle istituzioni centrali, diciamo così, rispetto ai problemi di quei territori. Due minuti, lo dico io. In quella sede emerse già una diversa attenzione alle problematiche dei territori e d'accordo col procuratore Prestipino facemmo riferimento ai sindaci che erano giustamente molto attenti ai problemi di sicurezza urbana, di sicurezza pubblica variamente declinata. Si tratta di un contesto urbano molto, molto, appunto, molto nutrito di popolazione fece soprattutto il procuratore Prestipino un'invocazione specifica agli amministratori, ecco, per tutto ciò che riguardava la presenza segnalata su quei territori di consorterie criminali di tradizioni molto forti. A questo punto, ecco, se possiamo...
Allora, tra l'altro, insomma, ancora poche cose da dire. Allora, questo è il versante, quindi, controllo sul eventuale inquinamento delle amministrazioni giudiziarie. Controllo preventivo sulle aziende, anche un altro versante di interesse. Scusate, prendo un po' d'acqua. Allora, nel corso degli anni trascorsi, 2020 e 2021, la consueta attività dell'ufficio antimafia della Prefettura, volta a corrispondere alle istanze ordinarie di rilascio delle certificazioni antimafia, si sono aggiunte specifiche verifiche dirette a prevenire il rischio di possibili tentativi di infiltrazioni criminali nella fruizione di misure di sostegno corrisposte dal Governo ad imprese e famiglie per far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica di Covid-19. Si è trattato di dare esecuzione, anche per quanto riguarda la Prefettura di Roma, anche alle attività stabilite da protocolli di legalità sottoscritti dal Ministro dell'Interno, due dei quali io me ne occupai nella posizione di capo di gabinetto del Ministro dell'Interno, rispettivamente con Ministero Economia e Finanze e SACE, 4 maggio 2020, con Ministero dell'Economia e Finanze e Agenzia delle Entrate, 8 giugno 2020, e con Cassa Depositi e Prestiti più di recente. Si tratta di quei protocolli d'intesa con cui il Governo, quelle attività con cui il Governo semplificò le procedure di erogazione dei ristori, dei sostegni alle aziende colpite dalle difficoltà della crisi pandemica, e però cercando di coniugare, quindi lo convenimmo con questi soggetti che furono visti come intermediari nelle erogazioni, di coniugare attraverso accessi dedicati alle nostre tecnologie, banche dati e quant'altro, quindi coniugare la speditezza dei ristori, delle misure, con l'esigenza però che non si deflettesse, almeno prima fase, con l'inserimento in banca dati, il confronto quindi dei dati, a quelli che devono essere i presidi antimafia. E sempre al fine di garantire, in un contesto di generale fragilità del sistema produttivo, l'esigenza di tutela dell'economia legale e degli appetiti criminali, limitando gli spazi di agibilità della criminalità organizzata, nel 2020, nei mesi immediatamente successivi alla dichiarazione dello stato emergenziale, è stata effettuata una completa ricognizione dei cantieri presenti sul territorio provinciale, al fine di disporre di una mappa aggiornata degli stessi che potesse consentire di intercettare con immediatezza gli eventuali elementi di criticità meritevoli di una mirata investigazione. E grazie a questa ricognizione, condusse la collega che mi è preceduto negli incarichi, sono emerse alcune situazioni di opacità che, a seguito di ulteriori accertamenti, hanno consentito l'emanazione di provvedimenti interdittivi nei confronti di due società. Troverete poi tutte le interdittive in un'allegata alla relazione che lascio, quindi indicheremo tutti i provvedimenti interdittivi, quindi compreso dei dati riferiti alle società che sono state attinte da provvedimenti. Inoltre, in collaborazione con la Questura di Roma, è stato attuato uno screening di tutti i soggetti sottoposti a misure di prevenzione personale, a partire dal 1 gennaio 2020, al fine di verificare, attraverso un attento riscontro con la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia e la Camera di Commercio, se nei confronti dei prevenuti fossero state inoltrate richieste di documentazione antimafia o se gli stessi ricoprissero comunque cariche all'interno di società per le quali fossero pervenute istanze di documentazione antimafia. La normale architettura delle attività antimafia, che si fondano soprattutto sulle consultazioni della banca dati unica, chiaramente in un contesto di cui ho tracciato in premessa la complessità, l'estensione, l'articolazione, anche l'insidia legata un po' alla lontananza rispetto alle possibilità di conoscenza, ci hanno indotto, come dire, a rafforzare un po' la fantasia, ogni sforzo di immaginazione per rafforzare meglio l'attività dell'ufficio antimafia. E quindi, anche in considerazione del rilevante flusso di capitali destinato a questo ambito metropolitano di Roma, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, solo sul patrimonio turistico-culturale di Roma sono previsti ben 347 interventi per un totale di 520 milioni di euro. È stata dedicata particolare attenzione ad affinare gli strumenti a disposizione per elevare e rendere più specialistica l'attività di controllo sulle imprese, come abbiamo provato a lanciare il cuore oltre lo Stato. Abbiamo stipulato un accordo di collaborazione con l'Università LUISS, questo anche per integrare un po' le intelligenze e le risorse umane, con il supporto di laureate e laureande di quell'Ateneo, per realizzare uno studio approfondito sui contenuti del piano, di cui ho detto prima, per enucleare nell'ambito delle 6 missioni dello stesso, in cui lo stesso si sviluppa, i settori di attività di possibile interesse delle organizzazioni criminali. Gli elementi poi che abbiamo raccolto sono stati man mano incrociati con i bandi di gare pubblicati in favore della Regione e degli enti locali presenti sul sito ufficiale del Governo, così da ricognire i primi investimenti a rischio di infiltrazione criminale. Cioè, abbiamo provato a creare prima le basi scientifiche per intercettare i fenomeni nella loro oggettiva determinazione, prima di andare a vedere se ricorrevano dei soggetti particolari. Inoltre,
poiché, come ho detto già, le caratteristiche dell'infiltrazione mafiosa a Roma suggeriscono di cercare situazioni sintomatiche non solo nei delitti tipizzati all'articolo 84,4 del codice antimafia o nelle condanne per reati strumentali e organizzazioni criminali di cui all'articolo 91 del codice antimafia, ma soprattutto intercettando tutte le vicende organizzative, gestionali o anche solo operative, quali ad esempio le cointeressenze, il turnover di carica a livello aziendale, il turnover di partecipazioni, i trasferimenti di quote, i trasferimenti di aziende, i trasferimenti di sede, le variazioni di natura giuridica del capitale sociale, tutti elementi che per modalità e tempi con cui vengono posti in essere possono costituire un possibile indizio di contaminazioni e sottendere alla volontà di eludere la legislazione antimafia. Ebbene, per fare tutto questo abbiamo predisposto due specifici accordi tesi a rafforzare la capacità di indagine e anche di informazione della Prefettura. E il primo, che è stato sottoscritto, adottato dal novembre del 2021 dallo scrivente con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara, cioè la DDA, che mira a rafforzare una cooperazione interistituzionale promuovendo nel contesto di analisi dei fenomeni criminali a cura delle forze di polizia la valorizzazione e il coordinamento di tutte le informazioni disponibili anche attraverso la celere, e questo è il dato essenziale, la celere acquisizione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. Molto spesso nella circolarità di informazione, prima che appaiano pure nelle banche dati, i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria vengono a conoscenza in tempi relativamente successivi dall'autorità amministrativa, quindi abbiamo rafforzato questo scambio informativo per intercettare subito ciò che appare in ambito giudiziario da poter utilizzare in ambito di prevenzione amministrativa. Cosicché, una volta completata la fase di raccolta istruttoria e con basi informative quanto più possibili concrete, possono essere supportati i provvedimenti di prevenzione. Con un'altra intesa, un altro protocollo che attualmente mi deve approvare definitivamente il Ministero dell'Interno, è previsto che ci sia un sistema appunto di autorizzazione, nulla osta il Ministero per questi tipi di protocolli, abbiamo inteso rendere più performante la piattaforma REX, già, che avevamo già a disposizione, è una piattaforma informatica molto importante, molto performante della Camera di Commercio, delle Camere, del sistema camerale nazionale, dove insomma c'è un po' traccia in tempo reale di tutta la vita dei soggetti censiti nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio. E come abbiamo fatto? Prima abbiamo individuato con la DIA, Direzione Investigativa Antimafia, la Guardia di Finanza, alcuni specifici alert riferiti a quattro settori di indagine del sistema REX, che sono l'anagrafica delle imprese e unità produttive, la governance e l'assetto societario, situazione economico-finanziaria dell'impresa, eventi pregiudizievoli, fallimenti e procedure forzate, e la Camera di Commercio si è impegnata a fornire in via sperimentale servizi informatici di elaborazione aggiuntiva dei dati del registro delle imprese e resi disponibili per il tramite di Infocamere attraverso il portale Business Intelligence, così da superare la rigidità della piattaforma informatica. Insomma, praticamente facciamo un'attività di estrazione di dati relativi ad elementi di sospetto, tipo le variazioni repentine in un anno di presenza nei capitali o di cariche sociali, intestazioni che nella tradizione empirica, diciamo così, inducono ad avere elementi di sospetto, cioè rilevanti aziende con insomma, una situazione patrimoniale molto forte in cui assumono posizioni di governance soggetti o molto anziani come età o molto giovani, o che magari per la condizione patrimoniale complessiva risultano apparentemente totalmente, come dire, inadeguati, diciamo inadeguati non per un giudizio di merito, voglio dire che solitamente è difficile ritrovare come preposti alla conduzione di aziende. Proviamo ad incrociare queste aziende per vedere se questi elementi di induzione, cioè i repentini cambi di governance, i movimenti di capitali particolari ed altre cose, possono essere poi oggetto. È chiaro che non ci si ferma lì, non è che il dato di per sé diventa elemento di pregiudizio, poi si tira fuori la anagrafica dell'azienda e si va a vedere se per caso ha intercettato finanziamenti pubblici o partecipazioni a gare d'appalto o altri elementi che passano poi attraverso l'attività dell'ufficio. La relazione che depositerò poi a questo punto vi elencherà un po' il dato numerico di quelle che è l'attività dell'ufficio rispetto alle richieste di certificazione antimafia pervenute nel periodo di riferimento, quelle rilasciate, le richieste di iscrizione alle whitelist e quant'altro, l'elenco delle interdittive antimafia a cui ho fatto riferimento, l'elenco anche, giusto per dare un quadro completo dell'applicazione normativa, delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese, i famosi articoli 32, le aziende, le società, 20 sede nell'area metropolitana di Roma, che sono ancora, anche per risalente determinazione, attinte da quel provvedimento di commissariamento della gestione per effetto dell'articolo 32 della normativa antimafia.
Poi ultimi rapidi accenni, giusto per dare un panorama completo dell'attività della prefettura, insomma dell'autorità amministrativa in ambito cosiddetto antimafia, cioè quello che immagino sia di interesse di questa commissione. Noi abbiamo un rilevante compito anche attraverso il nucleo di supporto all'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata. È un compito che diamo sia nel cercare di velocizzare le procedure di assegnazione, complicata come sapete, credo sia stato già reiterato interesse insomma di questa commissione, quindi per semplificare le procedure di assegnazione degli immobili quando questo ne presentano la oggettiva possibilità. C'è un esercizio proprio di questi giorni finalizzato a vedere quali e quante, è più di maniera che non di significato rispetto al grosso dei numeri dei rifugiati ucraini, quindi qualcosa da mettere anche a disposizione per l'accoglienza dei rifugiati ucraini, ma soprattutto c'è il nucleo di supporto, svolge un ruolo molto importante previsto dalla legge, quello relativo all'istituzione di un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, con il compito di favorire la continuazione di attività produttive e salvaguardare i livelli occupazionali, dare ausilio all'amministratore giudiziario sulla base di direttive impartite dal giudice delegato e dall'Agenzia Nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati. Nella fase dell'amministrazione spesso, dato storico, credo anche questo ampiamente conosciuto, c'è il problema che queste aziende, una volta attinte da questo tipo di provvedimento, per una serie di motivazioni manifestano una qualche difficoltà. La normativa antimafia, la prassi di gestione non solo della Prefettura di Roma ma a livello ministeriale, ha fatto sì che insomma ci fosse ogni possibilità di supporto degli amministratori di queste aziende, proprio per evitare quell'effetto distorsivo d'immagine che queste aziende vanno in difficoltà quando sono in mano nello Stato e viceversa magari erano floride quando erano in mano ai prevenuti. E per questo c'è un tavolo operativo, adesso poi sarà elencata nella relazione, io non vi tedio per non andare oltre, una serie di interventi che abbiamo fatto anche di recente per favorire la gestione, alcuni aspetti particolari di complicazione che c'era per la gestione di alcune aziende che versavano in questa condizione. Ne cito solo una di particolare intesa, la famosa Egiovi, che è una delle aziende che risalenti per la gestione dei rifiuti, che ultimamente è commissariata dopo le vicende che riguardarono la discarica di Malagrotta e quant'altro, e che ultimamente insomma ci ha richiesto un aiuto, un sostegno proprio per risolvere dei problemi di liquidità, quindi ivi compreso quella la possibilità di ricorrere all'anticipazione dello Stato per alcune spese per evitare che ci fossero problemi anche di mantenimento dei livelli occupazionali. Altre importanti attività vengono svolte nell'ambito della tutela delle vittime dei reati di estorsione ed usura. Nella relazione troverete anche i dati che riguardano i procedimenti che sono stati radicati presso la Prefettura di Roma, i numeri e il ventaglio di differenza che c'è tra le istanze presentate e quindi il solo relativamente basso numero di poi istruttori che hanno un esito positivo è, ve lo dico già da subito, quando vedete i numeri è spiegato nella relazione, è riferito al fatto che molto spesso c'è una pratica in questo settore anche di chiedere l'accesso a questo fondo anche da parte di coloro che ritengono di essere vittime dell'usura bancaria. Fenomeno che, così come viene rappresentato, non è riconosciuto insomma dalle interpretazioni giurisprudenziali e quindi le conseguenti valutazioni amministrative, quindi ci sono molti che fanno poi, per coerenza rispetto a posizioni che assumono in altri contesti, evidentemente soprattutto giudiziari, richiedono l'accesso al fondo anche quando si tratta di contestare l'usura bancaria semplicemente per un rapporto con un istituto che si ritiene essere stato di natura usuraria, ma cose che sapete. No, lo volevo precisare perché il delta che c'è tra le istanze presentate e la solo relativa, sono poco meno della metà, accoglimenti delle stesse, è determinato in parte significativa da questi elementi. Io poi, lascerò nell'allegato un po' tutte le indicazioni a conforto di queste e spero di essere stato insomma esaustivo e sono a disposizione per domande. Se non dovessi essere in grado magari mi riservo, cioè se sono domande che impongono per rispetto della commissione insomma l'acquisizione di un dato più preciso, mi permetterò di riservarmi poi di farlo pervenire in forma scritta o in altro modo poi alla commissione. Grazie. Grazie a lei prefetto, dottor Piantedosi, e allora comincio io ricordando a tutti che, essendo stata parte dell'audizione sottoposta a segretazione, se dovessimo fare domande relativamente a quegli argomenti trattati bisogna preventivamente insomma precisare che si vuole segretazione. Allora, dottor Piantedosi, inizio e avviamo subito la segretazione. Ricordo di una...
queste dinamiche c'è una attività di acquisizione di informazioni volta a capire chi abbia titolo e perché mai magari nei confronti di chi non abbia titolo i ritardi in procedure di sfratto e sgombero siano notevoli. Questo sì, mi sembra di poterle domandare facendo riferimento in particolar modo a quei nessi che sono proiettati nel passato. Parto da quella in chiaro, giusto? Sì, però forse è meglio si dia la possibilità alla deputata Salafia di fare anche ella le sue domande. Prego, deputata Salafia. Sì, grazie. Allora, innanzitutto, prefetto, la ringrazio perché insomma, è una relazione veramente molto esaustiva. Del resto, il quadro di Roma e di tutta l'intera città metropolitana è vastissimo, come lei giustamente ricorda, e soprattutto c'è una differenza territoriale importante, perché poi appunto abbiamo parlato principalmente anche dei comuni del litorale, però non ci dimentichiamo che poi c'è tutta la zona a nord che riguarda Guidonia, insomma tutta la periferia a nord della città di Roma. Allora, io mi focalizzo su alcuni aspetti precisi per cercare insomma di essere più sintetica possibile. Allora, in particolare mi interessava un fenomeno che insieme ad altri colleghi stiamo diciamo esaminando soprattutto in seguito all'emergenza sanitaria su Roma, che è quello dell'usura di cui lei parlava in conclusione della sua relazione. In particolare, come ben sa, noi anche come in qualità di legislatori abbiamo anche il dovere in qualche maniera, se possibile, di modificare la normativa laddove ci siano delle emergenze. Quindi in questo senso, poi ovviamente esaminerò la relazione che lei gentilmente ci lascia, però volevo capire se ci sono degli elementi che secondo lei insomma può fornirci in qualche maniera per cercare di contrastare questo fenomeno che, le ripeto, sicuramente dopo il Covid, dopo l'emergenza sanitaria, con l'uso anche di strumenti informatici è arrivato alle stelle. Poi, per quanto riguarda altri episodi che riguardano proprio la città di Roma, ecco, come ricordava anche il Presidente, abbiamo seguito purtroppo di recente anche alcuni episodi come quelli del Laurentino 38, quindi mi interessa particolarmente anche a me il discorso dell'ATER e della occupazione abusiva, perché appunto abbiamo parlato con molte persone del territorio. C'è il discorso del PNRR, non so se è una questione che avete affrontato, però è ovvio che in una città grande come Roma ovviamente saranno destinati gran parte di questi fondi, quindi mi interessava capire se ad esempio avevate pensato anche a questa cosa qui. Poi se possiamo andare in segretata. Passiamo in segretata.
insomma, io da associazione come ADUSBEF ricordo la legge 108-96, la facemmo quello che prima, insomma, adesso grazie al tasso di interesse si prevede l'usura, prima insomma c'era la necessità, adesso non c'è più. E questo è un fenomeno che mi risulta molto rifiorente e gestito anche dai Casa Monica. Signor Prefetto, i Casa Monica nel sud di Roma, nel Tuscolano, nei quartieri che... E questo è un fenomeno, diciamo, che bisogna monitorare attentamente e io mi permetto di non rivedere, diciamo, normative legislative, perché quella legge funziona, c'è il tasso soglia, c'è il tasso di interesse oltre il quale un prestito diventa usurario, ma gli usurari come Casa Monica, quelli arrivano al 110-120%, poi trasferiscono anche le proprietà, e tra l'altro ci sono anche inchieste giornalistiche, c'è un giornalista, insomma, che ha fatto inchieste, è stato anche minacciato, un giornalista che scrive sul Domani, ha fatto anche delle inchieste importanti in televisione. Allora ecco, particolare attenzione a questo e particolare attenzione a quel quadrante di Roma, che il quadrante è stato Orbella Monica e la Nagnina, dove lì insomma risultano davvero una rivivescenza di queste estorsioni da parte di questo clan che è quello di Casa Monica. La ringrazio ancora, signor Prefetto, soprattutto per quell'operazione che avete fatto a Piazza Vittorio. Grazie, senatore Lannutti. Se si tratta di poche domande, ancora io cederei la parola sia al deputato Migliore che al senatore Pellegrini. Se al contrario sono più domande, lascerei la possibilità al dottor Piantedosi di procedere già adesso. Questo lo sapete voi, quindi se sono poche il numero di domande. Prego. Quante sono poche? Se non sono 4-5, no, prego, vorrei, deputato Migliore. Vorrei innanzitutto ringraziare il signor prefetto, ho avuto occasione anche di ascoltare la prima parte in remoto e quindi farò delle domande molto precise senza dilungarmi in considerazioni che peraltro meriterebbe la sua ampia relazione. La prima... Deputato, le chiedo scusa, si ricordi sempre di precisare in anticipo se dobbiamo segretare oppure sì, no. Sì, sì. La prima riguarda un territorio che conosco piuttosto bene, che è quello di Torbella Monaca, anche perché lì ho lavorato direttamente per 2 anni, in particolare a Via dell'Archeologia, e volevo chiederle se c'è, a suo giudizio, siccome quando ero al governo seguivo le detenzioni domiciliari, le esecuzioni penali esterne, un fenomeno che io avevo registrato all'epoca, se permane, che proprio a Via dell'Archeologia e anche in altre limitrofe vie vi sono molte persone che stanno eseguendo una pena detentiva o, diciamo, temporanea o comunque ingiudicato in quella zona, con una concentrazione abnorme dal punto di vista della densità di coloro i quali stanno svolgendo, eseguendo quella pena alternativa o la detenzione domiciliare. Se questo fenomeno in qualche modo può essere contrastato, perché mi pare del tutto evidente, lei l'ha ricordato quando ha fatto riferimento a Re Bibbia, che questo tipo di concentrazioni evidentemente crea un humus. Lì sono stati trovati depositi di armi, c'era lo spaccio di fronte alla sede del partito che io frequentavo normalmente, c'erano anche commistioni con frange estremiste politiche, diciamo, che in quel territorio agivano, e anche su questo le vorrei chiedere una cosa. La seconda domanda invece riguarda la sua descrizione di una Roma città aperta, tra virgolette, nel senso che ci stanno un po' tutti, se esistono dei collegamenti più organici, lei dice di no, ma come si fa a immaginare, almeno la mia esperienza, io vengo da Napoli, insomma, che un territorio sia così precisamente diviso senza che vi siano guerre di camorra, guerre di mafia? Perché normalmente quando ci sono molti
fenomeni, diciamo così, che convivono, a un certo punto c'è un conflitto. Questa cosa è meno evidente, almeno in questo territorio, o perché Roma è molto grande e quindi c'è spazio per tutti, oppure magari perché c'è un coordinamento anche con le organizzazioni criminali straniere. La terza questione vorrei metterlo in segretata. Adesso però do la parola al dottor Piantedosi, perché nel frattempo si sono aggiunti anche altri colleghi per porre domande, per cui dobbiamo giustamente dare al dottore la possibilità di procedere. Allora, adesso. Premesso, Presidente, se lei ritiene... Mi dica lei sempre quando segretiamo e quando... Io adesso ovviamente colgo molte di queste domande, molto, molto importanti, molto stimolanti, per le quali meritano una trattazione. Io mi riservo anche, magari se lo riterrà, di far avere poi una relazione specifica, magari dico ai miei funzionari, di raccordarsi poi con la segreteria, quindi nuclearle. Alcune sono trasversali delle domande che avete fatto, però rispondo già, insomma, in qualche modo, lo dico solo per rispetto alla Commissione, di far avere dei dati. Allora, parto da lei, Laurentino 38, quindi parliamo ancora in chiaro. Io le confermo, su Laurentino 38 abbiamo un'attenzione analoga a quella, dal punto di vista dell'occupazione, del fenomeno occupazione abusiva, analoga a quella che abbiamo già sviluppato con i risultati che troverà nella relazione, che in parte ho accennato, su Tor Bella Monaca, San Basilio, e quanto prima produrremo in maniera anche molto significativa, ritengo, a Ostia, di attenzione rispetto a questo fenomeno in generale, ma in quanto, come ho detto in premessa, abbiamo individuato come fulcro un po' di un certo tipo di attività delle organizzazioni criminali per impiantare sul territorio quelle metodologie. Io non entro nelle discussioni che sono state oggetto di valutazioni e approfondimenti giudiziari, se qui a Roma c'è la mafia o meno, intesa come quattro, però dico, sono metodi che sono quelli là. Cioè io, attraverso, a partire dal bene fondamentale, quello della casa, io impongo, quindi sia proponendomi come soggetto di welfare, sia come soggetto che si sostituisce alle istituzioni pubbliche, sia come quello che poi utilizza il patrimonio pubblico anche per, in maniera funzionale, alle proprie attività illecite, quindi parto da quello, abbiamo individuato quello come cruciale. Sul Laurentino 38 abbiamo cominciato ad avere delle attenzioni che sono partite anche da sollecitazioni che ci sono pervenute a seguito di problemi che sono stati evidenziati anche dalla vicenda di quel bar e tutto ciò che ruotava incontro. I tempi che ci mettiamo in qualche modo per arrivare a queste, perché come dicevo sono procedure, noi abbiamo deciso, per essere svincolati dall'attività di polizia giudiziaria, ma non è un giudizio per carità negativo nei confronti dell'attività dei PG, che però ha delle sue dinamiche e altre cose, per essere autonomi noi
devo dire, in piena sinergia con ATER, e abbiamo cominciato a farlo anche con la parte del patrimonio comunale di Roma Capitale. Do atto al sindaco Guardieri che come primo atto ha anche riformato un po' la governance del dipartimento che cura il patrimonio, quindi è partito proprio dall'organizzazione per rimetterci mano anche in questo senso. E quindi noi adesso stiamo completando le procedure, abbiamo bisogno per fare questi interventi che sono per noi di grande significato, che va oltre anche per i temi che trattiamo qui, ma che poi a livello formale altro non sono che dare la forza pubblica per l'esecuzione di misure di allontanamento ad immobili, cioè né più né meno come uno sfratto, insomma, quindi come formalmente, ma noi sappiamo che sostanzialmente invece è di grande importanza fare questo. Per cui la domanda, la risposta alla sua domanda, sì, Laurentino 38 già sappiamo che ci sono significativi esempi anche di una metodologia di questo tipo che è stata praticata lì. Come le dicevo, quella vicenda del barista è stato già oggetto della produzione di un provvedimento cautelare finché dura di allontanamento dal territorio di questa famiglia Scarcella, ma andremo, credo proprio, posso anticiparla, a colpire anche il fenomeno anche sul Laurentino 38. Se vogliamo segretare, perché rispondere alle altre due. Allora passiamo in segretata.
sempre l'onorevole Salafia, ma me l'ha chiesto anche, credo, l'onorevole Lannutti. L'usura. Allora, da tutto quello che noi rileviamo, anche rispetto alle preoccupazioni, lo dico sempre ai miei collaboratori, io credo, è un'opinione molto così, però fondata su un'analisi di carattere generale, i problemi di Roma, ma non solo di Roma, oggi, e soprattutto proprio su fenomeni come usura e riciclaggio, mi spiego, anche quando si parla di grande attenzione rispetto ai temi del PNRR e di quant'altro. Se voi riflettete, il tema del PNRR, importantissimo, non lo voglio sottovalutare, ma si tratta di progetti in gran parte che erano già stati concepiti secondo una logica di sostenerli finanziariamente con capitali pubblici. Adesso non erano di derivazione europea, erano di derivazione nazionale, ma si trattava sempre del meccanismo progetti di affidamento di servizi e lavori con finanziamenti pubblici e quindi esigenza da parte dell'amministrazione di presidiarne il rischio che finissero, no, nelle mani. Quindi non voglio sembrare, ecco, non voglio essere frainteso, mi cambia poco come attenzione sul problema. Diverso il tema dell'usura e riciclaggio, io ho messo in relazione, e lo ritroverete se non sono stato molto esplicito nel dirlo, quello che noi abbiamo riverificato sulla pandemia, da lì tutti quelli in piedi, quell'analisi che abbiamo messo in piedi per capire i target, di dove ci possono stare le insidie. Noi sicuramente abbiamo avuto interi comparti produttivi, economici, che hanno accusato delle difficoltà che poi sono state rilevate da tutti, basta vedere Via Nazionale, io ci passavo oggi, solo adesso sta riprendendo l'attività, l'intera galleria Sordi che era completamente chiusa, interi comparti economici che hanno dovuto chiudere o hanno trovato rilevanti difficoltà. Sappiamo per certo da interlocuzioni con le categorie degli imprenditori economici che per esempio tutto il settore alberghiero, turistico, ricreativo, della ristorazione, soprattutto in alcune zone del centro storico, hanno marcato difficoltà perché chiaramente gli era venuto meno proprio la quintessenza della cioè la materia prima, cioè il turista, insomma chi. E quindi quelle secondo me sono più a rischio poi di che cosa? Di chiusura di quel circuito che riguarda Roma e non solo Roma, grandi disponibilità economiche dettate da altre attività come ad esempio il traffico di droga che è sempre all'inizio di tutto, voi basti pensare, l'indagine di Anzi Nettuno ha disvelato, ove ce ne fosse necessità, che c'erano operazioni di importazioni di droga che arrivavano pure su imbarcazioni da diporto, quant'altro, per mezze tonnellate alla volta di cocaina. Voi immaginate, quindi ripetuto più, voi immaginate, no? Per la richiesta del mercato che c'era e quindi la capacità di tradursi in disponibilità di liquidità, che fenomeno distorsivo degli interi circuiti economici, uno che dispone di una liquidità di quel tipo. Noi quando abbiamo fatto, ecco a proposito del link tra i vari fenomeni, quando abbiamo fatto la liberazione di lo sgombero, uno degli immobili occupati a San Basilio, e c'erano i Marando, no, mi sbaglio, lì trovammo addirittura un bunker che questo aveva realizzato nella casa, ma lo trovammo vuoto, forse aveva capito che stavamo arrivando. A Tor Bella Monaca invece, quando liberammo la casa di Moccia, gli trovammo 28.000 euro nella lavatrice, liquidi. 28.000 euro non è una somma, però era una disponibilità, insomma, non credo che nessuno di noi abbia 28.000 euro. No, quindi questo lo dico per dire nel suo piccolo, però indicativo, il vero tema, secondo me, dall'analisi complessiva, è droga che si traduce in grande disponibilità di denaro, che a sua volta deve essere reimpiegato, e quindi riciclaggio e usura, che sono i fenomeni, cioè che diventano i banchieri dell'economia locale. Questo ecco perché usura sicuramente, ma addirittura più il riciclaggio, ecco perché noi abbiamo impostato queste attività anche di studio, l'ho voluto fare con la LUIS, con la Camera di Commercio, per capirci un po' anche rispetto a quello che, insomma, anche in maniera scientifica, di tutto quello che si dice, perché facciamo tutti dei convegni in cui diciamo che la mafia è fuori alla porta, che si sta per comprare tutto, ma asseverarlo con degli elementi più. E quindi l'attenzione ce la stiamo mettendo, l'usura è sicuramente uno dei fenomeni, ci sono indagini giudiziarie, voglio dire, anche portate a compimento, che ha riguardato per esempio alcuni gruppi come Casa Monica. Noi per esempio, sempre a proposito del link, delle cose, ci sono stati degli immobili che abbiamo liberato lì nella zona, sempre Quadrante Sud, che erano stati oggetto di confisca a familiari del gruppo Casa Monica, in quanto poi condannati per usura ed estorsione, e che poi non liberavano e quindi non venivano, in qualche modo ci sono state anche trasmissioni televisive, mi cito Gilletti pubblicamente per dire intervenga il prefetto, quindi sono tutti fenomeni fortemente connessi, disponibilità di denaro, ahimè, col molto proficuo traffico delle sostanze stupefacenti, questo è il vero problema, perché se non ci fosse la droga e tutto quello che comporta, oltre che sotto altri aspetti, ma insomma sull'inquinamento dei circuiti economici, tutti questi fenomeni sarebbero deteriori. E
E quindi, poi arrivo, rafforzamento dei presidi statali. Io adesso credo, guardi, le forze di polizia ad Anzio e Nettuno hanno dimostrato anche in queste indagini le cose di essere molto adeguate, diciamo, le cose. Poi è chiaro, non bastano mai. Adesso non so dirle, devo dire, quando si tratta di queste operazioni, ma anche quelle del controllo del territorio, si avvalgono anche di presidi che non sono collocati là, le compagnie dei carabinieri che sono in quadranti contigui anche di Roma Capitale, dell'area metropolitana di Roma. Quindi, carità, noi facciamo una verifica sistematica dell'adeguatezza dei presidi e cerchiamo ovviamente di distribuire le forze secondo quelle che sono le esigenze che sono un po' distribuite sul territorio. E ecco, mi pare che a lei ho detto più o meno, poi ripeto, poi farò avere delle schede per iscritto per evitare di essere stato, ringrazio io l'onorevole Nannutti, colgo però l'occasione, quindi cerco di meritarmelo il suo complimento, per dire alla Commissione che quelle operazioni, per merito voglio citare, soprattutto delle forze di polizia, del signor Questore, che insomma devo dire ha imbracciato questo obiettivo, noi facciamo, lui li definisce i muscolari, sono delle operazioni periodiche, quasi settimanali, con cui individuiamo dei quadranti particolari, molto l'Esquilino, molto la stazione Termini, ma anche altre, l'abbiamo fatta a San Basilio, così si chiude tutto così e si fanno operazioni di a tappeto che molto spesso incrociano soprattutto piccoli soggetti, ma lo spaccio della droga. Nella zona delle Esquiline è stato molto importante averlo fatto perché c'era tutta una lamentela giusta, insomma, degli operatori economici che sono lì, perché poi ci sono delle situazioni che adesso vedete, io credo che sia sensibilmente migliorata, per carità, non, ecco, anche la zona della stazione, insomma, quegli stazionamenti impropri, almeno per la parte che era fondata sulla consapevolezza di impunità, al momento fanno segnare una regressione. Utilizzo questi, io ogni tanto col questore ci andiamo anche a vedere, anche per renderci conto, voglio citare il questore perché lo merita, lui come il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Noi questa attività, veramente il mio elemento di soddisfazione di prefetto è che cerchiamo di mettere in sinergia tutte le risorse possibili. Basti pensare, ad esempio, la finanza ci dà un contributo fondamentale quando facciamo gli interventi su questa occupazione abusiva, per essere ragionevolmente certi che in ogni caso, anche se illegali, non andiamo a colpire delle vulnerabilità. Facciamo fare degli accertamenti patrimoniali alla Guardia di Finanza che ci dà un contributo straordinario per questo. Quindi colgo l'occasione, ringrazio, ma colgo l'occasione per dire che è un'azione sistematica che stiamo facendo, soprattutto a Esquilino, zona stazione, ma un po' su tutto il territorio cittadino. Quello che lei mi ha chiesto su Casa Monica, usura e estorsione, è casa liberata, un po' credo di aver detto con gli elementi, anche Casa Monica sono fortemente cointeressati, è un gruppo che dispone di grande liquidità, che impiega essenzialmente, lo dicono i processi che hanno subito e che si sono conclusi, soprattutto in usura ed estorsione, quasi sempre i due fenomeni sono associati, perché l'usura stessa poi presuppone l'attività estorsiva e quindi sono associati. Onorevole Migliori, su Torbella Monaca, io le do tutte le rassicurazioni possibili, io per quello che riguarda anche gli aspetti collaterali di dare dei segnali di vicinanza, siamo partiti da Torbella Monaca, andai a trovare la signora Ronzio, che è stata una piccola eroina locale che ha creato un'associazione di ribellione alle dinamiche che soffriva all'interno, abbiamo già liberato da tutto ciò che non era normale, diciamo così, le prime due torri delle quattro che abbiamo fatto. C'è ancora molto da fare e lo faremo ancora. Sulla detenzione domiciliare le dirò, ci sarà pure qualche caso, ma non è questo, ahimè, il problema che abbiamo trovato. Cioè, non è che abbiamo, anche perché la detenzione domiciliare può capitare che poi si abbia delle caratteristiche di legittimità, vale a dire uno ha il domicilio dichiarato durante il processo nel tal posto, anche se è occupato abusivamente, il giudice gliel'assegna perché non fa valutazione. Questo è un tema ricorrente che abbiamo addirittura nei campi nomadi, molto spesso succede che si ha difficoltà a fare un intervento perché le forze di polizia vanno lì e trovano una persona che eccepisce di avere la detenzione domiciliare, ma semplicemente perché poi in questo caso, mi è successo già in altre sedi, c'è da mettere insieme quelle che sono le determinazioni dell'autorità giudiziaria che non fanno valutazione di legittimità della situazione domiciliare, semplicemente gli chiedo dove abiti, lì, allora ti restringo lì e quindi, però devo dire non abbiamo finora registrato, almeno per quanto riguarda le occupazioni abusive, poi se sono in detenzione domiciliare in appartamenti legittimamente detenuti, ma non, insomma, la rassicurerei, non è quello, lì purtroppo Torbella Monaca come molte delle periferie romane hanno dei problemi che ahimè persino più ampi. E su questo voglio dire che lei faceva un'altra domanda, ecco, questo volevo dire, lei giustamente dice possibile, no, io l'ho detto in premessa nella mia relazione, tutto sommato Roma vive una condizione di relativa pax mafiosa, nel senso che non si segna, anzi sembrerebbe quasi che come regola di condotta si siano dati, come ho detto e descritto, anche quella di rendersi invisibile. Io non lo vedo come un elemento di tranquillizzazione questo, anzi è un elemento persino peggiore. Cioè vuol dire che ce n'è talmente per tutti che non hanno bisogno neanche di litigare.
Tant'è vero che se uno guarda gli atti di indagine, io le ho detto che partì dal Comitato per l'Ordine Pubblico appena insediatomi a Pomezia, sulla base dell'episodio di Tor Vaianica, che in effetti destò scalpore, perché un episodio in cui sulla spiaggia, presenti i turisti, ci fu l'omicidio di questo, che poi risultava essere uno spacciatore, quindi con quelle dinamiche a cui, grazie a Dio, sul territorio nazionale ci stavamo disabituando anche nei territori di provenienza, delitto efferato, poi si è scoperto i collegamenti col grande traffico di droga, diaboli e quant'altro. Fu un episodio infatti in cui entrarono in rotta di collisione alcuni soggetti e infatti poi produssero questo tipo di situazione. Ahimè, nella grandezza dei numeri succede non di frequente, ma non lo dico come elemento di tranquillizzazione e di soddisfazione, è chiaro che i reati violenti sono sempre deprecabili, è sempre meglio non averli, ma lo leggo come, ahimè, un fenomeno legato proprio a quello che dicevamo, la grande estensione del territorio, la grande ricchezza che circola, la grande capacità di penetrazione di traffici, droghe e quant'altro, e quindi la più scarsa necessità che gli interessi tra le consorterie si sovrappongono, come poi è stato sempre tra le organizzazioni criminali. E Trastevere e microcriminalità. Io ho fatto un riferimento nel... Non su, libera. Abbiamo adesso sotto attenzione un altro contesto territoriale dove i temi della cosiddetta movida, disordine, insomma, nella vita notturna, occupazione abusive, droghe e quant'altro, e occupazione abusiva per l'appunto, e quindi gestione un po' coordinata della connessione di questi fenomeni, è apparsa, anche secondo dei precedenti storici, più evidente che è Ponte Milvio. Su Trastevere noi stiamo facendo rilevanti servizi con la complessità che si fa, ma di prevenzione proprio del disordine urbano, quindi quello che si dice volgarmente il contrasto alla movida, le farò avere adesso, farò avere alla Commissione quelli che sono i dati di grande soddisfazione dei servizi che stanno facendo le forze di polizia, polizia e carabinieri, ma anche la finanza, dove anche lì cerchiamo di colpire anche alla fonte. A volte il disordine che si verifica in questi contesti è legato alla conduzione di alcuni esercizi commerciali, molto compiacente, molto disordinata, quando è il minimo, se non addirittura no, in qualche modo volutamente indirizzata alla creazione di un caos su cui poi in qualche modo si impianta sempre quello che poi è l'elemento principale, che è poi la diffusione della droga e di quant'altro così. Stiamo tenendo sotto specifica attenzione Ponte Milvio, ma anche Trastevere, per cui sui servizi che stiamo facendo, quelli orientati, quantomeno ci sono dei dati che farò avere alla Commissione, quindi a lei, sui rilevanti servizi che sono stati fatti, la chiusura dei locali, le sanzioni che sono state emanate, l'identificazione delle persone. È chiaro che lì sono masse che si riversano anche venendo da fuori, no? Di masse di popolazione giovanile che intende vivere la notte in questo modo. Stiamo facendo una grandissima attività, per esempio, per rompere il circuito della somministrazione di alcol illecito che viene fatto, perché c'è un sistema regolatorio che ha adottato il Comune, concordato con noi, per cui a una certa ora viene scatta il divieto di somministrazione all'esterno di bevande alcoliche e quant'altro. Poi c'è il sistema dei cosiddetti mini market, quelli che fa una concorrenza illecita, perché che fa? Sono aperti come mini market, fruendo delle liberalizzazioni degli orari previsti dalla normativa, e non hanno la somministrazione formalmente, ma hanno i banconi. Se voi entrate, la metà dell'offerta commerciale è fatta di alcol, hanno addirittura i mezzi di raffrescamento, che se uno invece va in un market normale non è che deve avere la birra raffrescata, quindi è chiaro che è un sistema per bypassare la somministrazione vietata. Stiamo incidendo pure su questo, d'accordo col Comune, con i municipi interessati, insomma. È un'attività, dobbiamo starci sopra, ecco, non c'è un elemento risolutivo di tutti questi fenomeni, molto spesso legati tra di loro, però anche Trastevere le conferma, insieme a Ponte Milvio, il Pigneto ed altre, che attraverso il fenomeno della cosiddetta movida violenta, molesta, problematica, stiamo cercando di mettere sotto attenzione anche dal punto di vista del prosciugamento delle cause. Mi sembra di aver detto un po', passando dall'uno all'altro, le varie cose. Poi ripeto, io farò avere su questi temi, magari, visto che ci sono degli elementi di grande interesse anche per noi, magari delle schede tematiche più approfondite, per esempio i dati che abbiamo fatto sui cosiddetti muscolari, appunto, su quello che abbiamo fatto a Trastevere, sulla movida, sulle occupazioni abusive, sul Laurentino 38 e altro. Prego. Grazie Prefetto, a questo punto do la parola in remoto al Senator Pellegrini. Grazie Presidente, innanzitutto volevo ringraziare il Prefetto Piantedosi per la meticolosa e ricchissima relazione, davvero di completezza non comune. Poi per non ripetere delle domande che hanno già fatto i colleghi, ma volevo fare soltanto due sottolineature, e se per cortesia possiamo andare in segreta, Presidente. Passa in segreta.
Grazie Presidente. Credo che forse le prime due domande rapidissime possano meritare la segreta perché riguardano i territori di Anzio e Nettuno. Si va in segreta.
deputato Verini, devo dare la parola in ultimo al deputato Paolini. Grazie Presidente. Eccellenza, colgo occasione della sua presenza per chiedere una cosa che mi sembra francamente incredibile, e vale a dire l'occupazione dell'ex sede Direzione Generale INPDAP in Santa Croce in Gerusalemme, che va avanti da... Volevo sapere quello è stato gli atti, anche se so che era stata poi passata all'INPS, poi ceduta a una società privata e quindi occupata, ma mi risulta che lo Stato paga per questa occupazione. Sì, per ora libera, dopo una cosa chiedono in privato. Quindi volevo sapere lo stato degli atti e se naturalmente dietro questa incredibile occupazione che riguarda centinaia di persone vi sia qualcosa più di poveri disgraziati, ma qualche organizzazione che per la dimensione mi parebbe prevedibile. Secondo, questione Ostia. Da sempre a trasmissioni e notizie stampa si apprende che, dato che questi giorni si parla di rinnovo delle concessioni balneari, risulterebbe che ad Ostia ci sono, libera ancora, ci sono dei bagni che sono totalmente in mano a soggetti vicini o contigui, o comunque sospettati di essere vicini o contigui, di organizzazioni criminali che addirittura, per esempio, vieterebbero l'accesso con cancelli e c'è l'accesso fisico alle spiagge quando questo sarebbe previsto a legge. L'ultima domanda invece la farei segretata, poi capisce perché. Dottor Piantedosi, torniamo in libera naturalmente. La risposta a quella che era stata segretata la riservo alla fine, così poi. Allora, onorevole Pellegrini ha fatto due domande, una la rinvio a dopo, la risposta. Laurentino 38, l'ho già detto al Presidente, assicuro che noi saremo molto presenti lì, perché l'esito interlocutorio che ha avuto la vicenda di quell'aspetto specifico del titolare di quel bar è per l'appunto interlocutorio, è una misura cautelare, come tale non credo che avrà una durata permanente, ma noi lì anche abbiamo impiantato un'attività tesa ad andare un po' ad un eradicamento dal profondo di quelle che sono le cointeressenze, gli interessi che soprattutto quel gruppo, dico criminale perché attinto adesso, quindi da quel tipo di provvedimento, che pure ci risulta avere qualche legame col tema del racket, delle occupazioni e quant'altro, quindi assicuro che andremo avanti e ne darò conto alla Commissione. E riservo alla fine quelle lì segretate, quindi saltando tra allora, occupazione ex INPDAP di San Croce in Gerusalemme, questa mi facevano segno, noi abbiamo un lungo elenco, ahimè, di occupazioni abusive che questo è frutto qui Roma, adesso non so questa, non me la ricordo di preciso, ecco, ma è decima in grado, allora il sistema. Ah, è quella. Ah, ecco, va bene. Poi sai, noi le teniamo le denominazioni. Vicino a Piazza Vittoria. Certo. Ci ho lavorato. Sì, lo so, ho capito. Adesso, come hanno detto, c'è un centro sociale lì che fanno una serie di attività. Allora, tutte queste occupazioni in generale che noi abbiamo cominciato ad affrontare
sono in gran parte frutto di una stagione che si colloca circa 10 anni fa, 2012-2013, organizzarono i movimenti dell'abitare, lo tsunami tour lo chiamare, come tale infatti adesso ne paghiamo le conseguenze, probabilmente, non lo so, le istituzioni pubbliche potevano essere più reattive, ma comunque parliamo di 10 anni fa, adesso non si parla degli assetti, sta di fatto che ne teniamo tante. Il fenomeno ricorrente è che abbiamo delle condanne spesso al pagamento del risarcimento danni da parte delle proprietà, non è questo il caso, dei fascicoli anche in ambito giurisdizionale penale con richiesta dei sequestri preventivi, e questo è il caso, da parte dell'autorità giudiziaria. L'esigenza, ecco, questo è uno dei tanti casi in cui c'è una commistione, gli occupanti che fanno, utilizzano, non sono gli unici, con un sapiente dosaggio, diciamo, di, io li chiamo scudi umani, è un po' forte come espressione, nel senso, una parte dell'immobile occupato per esigenze residenziali, per motivi, diciamo, politici, dice, per il movimento dell'abitare che dice, siccome diciamo, il sistema pubblico non ha provveduto in maniera adeguata a risolvere il problema della casa, così io li metto in questa occupazione abusiva. Poi di fatto, ed è questo il caso, ci sono anche attività di tipo ludico, di intrattenimento e di cose, e quindi però che si nutrono, diciamo, dello scudo della presenza dei residenti rispetto all'intervento immediato di liberazione. Però, qui noi abbiamo impiantato un'attività lenta, ma direi no, inesorabile, ma insomma, progressivamente efficace, perché noi abbiamo il modello che io ho voluto praticare l'anno scorso, è quello dello stabile di via del Caravaggio, che era una delle occupazioni più importanti che avevamo, per il quale il Ministero dell'Interno corrispondeva alla proprietà un risarcimento dei danni equivalente a 267.000 euro al mese. Mi pare. Cioè, tenga presente che in 10 anni, adesso lo cito, Anna, diversi milioni nel giro di qualcosa, cioè, con quei milioni che pagavamo come Ministero dell'Interno di risarcimento danno, credo che altro che politiche abitative e risoluzione dei problemi. Però qual è il tema? Che ahimè dentro queste situazioni effettivamente a volte ci sono dei poveri soggetti attinti da vulnerabilità oggettive rispetto ai quali buttarli per strada significherebbe certo fare un'azione di ripristino formale e sostanziale della legalità, ma poi riproposizione del problema di dove vanno queste persone, per cui abbiamo condiviso sin dall'anno scorso con gli altri livelli di governo territoriale, regione e comune, una progressiva anche interlocuzione con i movimenti dell'abitare, questi che insomma hanno in qualche modo organizzato e sostenuto queste offrendo delle alternative. Io ho, credo, insomma, adesso per molti sarà un demerito, ma insomma ho convinto il Comune e la Regione a rivedere anche, sapete c'è una legge regionale qui nel Lazio che individua una quota a disposizione del prefetto, dell'autorità di pubblica sicurezza, del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica da mettere a disposizione come alternativa di quando si fanno questi interventi. Tema tutt'altro che incontroverso, perché c'è chi diceva con altrettanta legittimità, dice, ma perché dobbiamo dare preferenza agli occupanti abusivi quando ci sono le persone in lista d'attesa? Io, forte del fatto che avevamo l'emorragia di risarcimenti danni, il fatto che comunque queste persone lì stanno e sono persone in condizione, perché noi poi offriamo l'alternativa solo a chi versa in condizioni di vulnerabilità e quindi di teorica possibilità di accesso ai requisiti ERP, e quindi si tratta pure di prendere atto che il sistema ERP, nelle sue procedure amministrative, non ha intercettato tutti i casi, insomma abbiamo avviato col Caravaggio una sperimentazione proficua che ha avuto buon esito e confido seriamente nel giro di meno di 2 mesi di portarne a casa un altro paio e quindi di scalare la lista, diciamo, delle occupazioni abusive. Dopo arriveremo a tante altre che hanno, non è l'unica, è questa di Santa Croce in Gerusalemme, cioè, ahimè, se fosse l'unica le darei, però arriviamo, queste mi ricordavano che decima in graduatoria della classifica per ordine di priorità che è prevista dalla legge, che quindi abbiamo adottato e che quindi, ecco, scalando queste due diventa ottava. Però noi stiamo procedendo anche con un sistema che come dire, progressivo, cioè neanche di innanzitutto di fermare, come dire, la situazione attraverso i censimenti delle persone e quindi anche delle vulnerabilità che sono dentro, quindi sicuramente affronteremo anche questa quanto prima. Eccellenza, già che siamo in tema, visto che la sua collaboratrice conosce la vicenda, quanto ha speso il Ministero per risarcire la società che ha acquistato a Spanne? Questa qui? A Santa Croce. Non abbiamo risarcimento. Non ha risarcimento. Non abbiamo risarcimento, tant'è vero che la graduatoria, ecco, pagato l'affitto. Si nutre di una serie di elementi, perché la priorità la do rispetto al fatto, se questo preventivo penale, cioè il magistrato che mi dà il diktat, diceva o li butti fuori o ti segue, oppure no, li butti fuori e basta, insomma, non è. Oppure il risarcimento danni. Poi c'è la legge che prevede addirittura delle richieste, in un caso l'abbiamo concesso, un indennizzo
Comunque, voglio dire, tutte queste cose inficiano sulle casse dello Stato e io quindi gli do una priorità. Secondo, su questo abbiamo un buon livello di interlocuzione anche con la proprietà, perché ne ha diversi altri occupati. Una di quelli che liberiamo a giugno è della proprietà della stessa, credo, dell'SGR, non è? Ah, vabbè. Sì, ma credo, vabbè, comunque... Credo che l'SGR sia la stessa. Vabbè, comunque sia. Poi ecco, magari produrrò anche, che è un atto pubblico, produrrò la graduatoria ultima che ho approvato meno di un mese fa, peraltro. Grazie, eccellenza. Su indicazione. Quindi è un lavoro faticoso, ho scelto di fare un'attività compatibile con il tema dell'ordine pubblico che è stato riconosciuto giudiziariamente. Io sono stato sollevato da un TAR rispetto all'obbligo di eseguire immediatamente, proprio non so se questo è un altro, perché dice no, il prefetto non può pigliare all'improvviso, cacciare fuori tutto, e deve procedere con la sua metodologia. E questo era Santa Croce in Gerusalemme. E se vogliamo, per quanto riguarda modificare le norme, quello che lei diceva su, adesso per carità, io de iure condendo, rimetto più a voi che siete rappresentati, io credo che le persone che vengano rilevate come concorrenti anche solo per omissione ai misfatti che si accertano, già teoricamente, sostanzialmente e formalmente possono essere oggetto di sanzioni. Il quadro normativo per quanto riguarda le gestioni commissariali prevede tra i poteri straordinari della commissione poi di gestione, laddove nominata, proprio quello di incidere sulla preposizione, non sul licenziamento dei dirigenti. È chiaro, e qui vengo a quello che una cosa che diceva l'onorevole Verini, sicuramente adesso io cercherò, se la cosa va in un certo modo, sia chiaro, ma anche se non dovesse andare questo, di seguire anche il dopo, che il tema di che fine fanno poi i commissariamenti e quindi quando riescono ad essere efficaci è un tema. Esiste anche, lei lo saprà, una vulgata di pensiero che comincia ad essere critica nei confronti a questi commissariamenti. Prefetto, le ricordo sempre, quando vuole segretare... Ah, sì, ha ragione. Sì, mi provvedo? Andiamo in segretata.
assolutamente completa e aggiungo io anche composta, quindi adesso lo troveremo in una lavatrice che... Scherziamo, ogni tanto comunque credo che l'audizione si possa considerare conclusa anche perché a breve deve cominciare il successivo comitato. Ringrazio tutti e in particolar modo il dottor Piantedosi e le sue collaboratrici e i suoi aiutanti. Grazie. Buon pomeriggio.